Beh, non poteva iniziare questo film essendo a Torino con un monumento storico del calcio italiano, del calcio internazionale. Il vecchio stadio Filadelfia, che era lo stadio del glorioso e del mitico grande Torino. È stato ricostruito in buona parte, non tutto. È rimasta, come vedete, ancora un piccolo pezzo delle vecchie tribune, probabilmente è stato lasciato appositamente qui. L'area è tutta ristrutturata in qualche modo, e poi qui c'era la biglietteria, quella storica, la biglietteria storica del Philadelphia. Come vedete, lì giù poi ci sono tutti i nomi dei grandissimi giocatori del grande Torino, la squadra più forte della storia del calcio italiano. Quindi un onore essere qua, comunque, anche perché io l'avevo visto abbandonato tanti anni fa, circa 30-35 anni fa, e a volte Cairo riesce a fare pure qualcosa di buono poi alla fine, no? Onore al grande Toro. Ed eccomi qua, sono in avvicinamento, come vedete, al Palpitour. Questa è la giornata della finale, delle finals. È la mia ottava finale consecutiva in Italia, sette chiaramente al centrale del tennis di Roma e una, speriamo la prima delle cinque, che si disputeranno qui, no grazie, che si disputeranno qui a Torino. Ecco, questi sono gli ingressi. Io chiaramente sto arrivando un po' prima, anzi parecchio prima, perché è l'una e quindi chiaramente bisognerà comunque entrare prima, perché poi se no si accalca troppa gente. Questa è la fila per entrare, che ancora è sostenibile. Ecco, questa è la parte esterna del Palalpitour, almeno dalla parte est, perché ci sono quattro settori: sud, nord, ovest ed est. Io, essendo qua, sono venuto da questa parte qua, ma ora farò tutto il giro, anche perché lo shop, il merchandising, pare che sia dall'altra parte, quindi se mi fanno passare mi fanno una cortesia. Eccoci al Palalpitour, in attesa della giornata finale degli ATP Finals che si disputano qui a Torino. Guardate quanto è bello questo impianto, fantastico. Beh, c'è da dire che questa finale tra Medvedev e Zverev, possiamo dire che il numero 2 e il numero 3 ormai sono i destinati, no? I prescelti per succedere al trio delle meraviglie, Roger Federer, Rafa Nadal e Nole Djokovic. Quindi è una finale, come dire, anticipatrice di quello che saranno i prossimi anni, il prossimo decennio, perché effettivamente sono i due giocatori più forti già da anni e che hanno cominciato anche a mietere grandi vittorie. A Zverev manca uno slam, però Medvedev ha già cominciato, e io devo dire la verità, sono un suo grandissimo tifoso, perché in tempi non sospetti mi ero innamorato di questo giocatore russo, perché mi ricorda molto l'artisticità di Federer. Cioè, lui è un artista, non è un pallettone, un palleggiatore, un pallettaro, e quindi diverte, è imprevedibile, ha una classe infinita. Staremo a vedere. Io sicuramente faccio il tifo per il russo, su questo non ci piove, anche se vedo molto ma molto bene Zverev, che è in grandissima forma. E questa è la cabina di regia del NIT ATP. Caspiterina, eh? Tokyo, il nostro primo torneo, l'inizio.
l'inizio di una storia epica. New York, la nostra prima casa, il Madison Square Garden. Londra, il nostro primo spettacolo, quando i giocatori hanno dato tutto per sedersi accanto alle leggende. Una storia fatta di prime volte indimenticabili, ricordi indelebili, emozioni ancora vive dentro di noi. E ora la storia continua. Torino, che alzerà il primo trofeo sotto il cielo di Torino. Una nuova era delle Nitto ATP Finals. Ai piedi delle Alpi rimuove il sangue della passione, scorre nei cuori di tutti i fan. L'alba di nuove infuocate battaglie sta per sorgere. All'ombra dell'amore serviranno potenza e precisione per trionfare su tutti gli altri. Sotto lo sguardo impietoso delle vette alpine prende vita la battaglia decisiva. Thank you.
play. Gioco, partita di calcio. Secondo punto. Personaggio, 6-4. È una bestia, oh. Signore e signori, il vincitore della vita del Tempifinal 2021, Alexander Zverev! E un altro grande e grandissimo applauso per Daniil e i Emirates ti regala la pallina autografata da Alexander Zverev grazie all'Emirates Ball Fly. Alexander prenderà 3 palline e le lancerà in mezzo al pubblico. Fate del vostro meglio per guardarne una.
amazing match yesterday and today also, and yeah, I think it must be never easy to play somebody you lost in the group, so congrats, you've done it well, and congrats for the team as well. I think you guys are doing a great job, so hopefully a lot more finals to come, and yeah, congrats again. Voglio ringraziare molto bene la famiglia Sasha per aver presentato un match incredibile ieri contro Nova, che oggi contro di me, e ovviamente faccio dei complimenti anche al tuo team che ha fatto un lavoro eccezionale. Spero che ci saranno altre partite così belle tra di noi. Yeah, I want to thank my team, Lloyd, Oliver, Gilles, Dasha, Eric, thanks for being here this with me this week. Jan, Francisco, also my parents. My family, it's been, the season is not over to be honest yet, but this is the last ATP tournament and it's been a great season, so thanks for being by my side and I really appreciate you guys. Voglio ringraziare tutto il mio staff, la mia famiglia, le persone che mi sono state vicino. Questo 2021 è stato un anno eccezionale per me e spero che ci sarà ancora da fare ancora meglio per gli anni prossimi, quindi grazie. Also want to thank all the organizers of the event, everybody who is working on the tournaments from the top to the bottom. It's been, I think it's not easy, I guess, to make the Masters, especially after London, which was a big success. But I feel like at least I can talk for myself. I was really happy to be here. The organization was on top level. Nothing to argue with. So thanks a lot, guys. Voglio anche ringraziare l'organizzazione di tutti i membri dell'organizzazione per un'ottima organizzazione di quest'anno. Era difficile dopo Londra, dato che ovviamente lì c'era un grande torneo, però siamo stati molto bravi, quindi su lì per me, da parte mia, un grazie veramente sentito, perché è stato un ottimo torneo questa settimana. You guys who came out here today, thanks a lot for being part of this. We definitely had our ups and downs a little bit during the tournament, but I feel like in the end it was a great show. Many more years to come in Turin. Hopefully I'm going to be part of many of these tournaments and I can try to win it one day, one more time. So thanks a lot for being part of this, guys. Che sono venuti a supportarlo, dicendo che ci sono stati degli alti e bassi ovviamente, ma è stato molto contento e spera di ritornare qui e un giorno vincere anche qui a Torino. Signori e signori, Dani Medvedev! And now, ladies and gentlemen, the 2021 Indoor ATP Final Champion, Alexander Zverev! Season, winning your first Grand Slam this year.
being, I think, the leader of our generation right now. I think it's incredible what you have achieved in the last few years. So, yeah, I mean, you keep me quite happy with that, so thank you. Everybody involved, I think Dasha, you've been with Daniel for a very long time as well. We know each other all for 10 plus years, so it's great to see how far we kind of came together playing the biggest matches in the world. So it's great to have you on board with me. Vita di Sasha è il giocatore giovane che sta, diciamo, portando avanti i ragazzi giovani della nuova generazione, ed è, l'ha battuto 5 volte quest'anno prima che Sasha possa aver vinto questa partita, quindi l'ho anche ringraziato per la vittoria di oggi, e poi ovviamente ha fatto le congratulazioni anche al suo team che sta con lui da più di 10 anni. Avete fatto un lavoro incredibile per venire a giocare le partite più importanti al mondo con Daniel. Complimenti. My team, everybody who was here with me, Hugo, you've been with me for 5 years, 6 years, whatever it was. Sergey, you're with me for multiple years now. My brother has been with me for 24 years, so he can't leave. So he tried a lot of times, but he can't really leave me. Everybody's here. My mom is here, the dogs are here, my brother's wife is here. The only one missing is my dad, and you know, hopefully he can be back on tour with us very soon. And we can all celebrate trophies together, and we all miss it right now, but we just come back, and it's like the last time we get the trophy together. E suo fratello, che dice non può chiaramente andare via, deve stare con me per forza, sono 24 anni che stai con me, la mamma e anche i suoi cani, è importante tutta la famiglia vicino a me quando gioco delle partite così importanti, tornei così importanti. Mio papà, che non c'è, lo ringrazio, ma purtroppo in questo momento non può essere con noi, ma spero che non sia, ovviamente, anzi non sarà il mio ultimo trofeo da tirare su insieme, quindi trionfare insieme. Everybody who's standing there, I think, has been a big part of this event, and without you guys, it's been impossible. I think without Mitro, the main sponsor, this event would be impossible. So, obviously, London, the last 10 years was an incredible event, but I think, you know, for me personally, but I'm also holding the trophy right now, Italy has topped it. And, sono io che ti porto fortuna, ti faccio un'intervento di nuovo, e addirittura ragazzi ci ha detto che Londra è stato bellissimo, ma addirittura Torino è andato sopra le sue preferenze, quindi preferisce Torino. Grazie a Torino. What does make it so special in Italy is the fans, because the fans are absolutely insane. Of the year. I think this one has opted, and I can't wait to play in Italy every single time in my career. And I love Italy so much, and I hope Italy not signore e signori, il numero 3 del mondo, il migliore vinto ATP Finals, Alexander Zverev.
da Torino per questa esperienza meravigliosa delle ATP Finals per la prima volta in Italia. Un saluto ovviamente da me, un saluto naturalmente anche da parte di Lazialismo, perché dove c'è il grande sport, dove c'è il grande evento, c'è sempre Lazialismo.